una partita importantissima quella che sta per giocare il Chievo contro il Modena allo stadio Braglia, fuori casa per il Chievo. Il Modena che viene da 7 risultati utili consecutivi, la squadra di Iachini che schiera in attacco il tridente Luciano, Pellissier e Junco. Per il Modena invece ci sono Okaka e Fantini. Ecco, vediamo inquadrati i tifosi di casa. L'arbitro Bergonzi decreta l'inizio della gara ed è subito il Modena che si fa vivo dalle parti di Squizzi. Azione che si sviluppa sulla sinistra, Okaka dà la palla fuori a Bolagno e Bolagno segna. Bolagno segna il gol del vantaggio per i canarini. Lo ribadiamo, ecco il pallone fuori di Okaka e Bolagno che la mette alle spalle di Squizzi, forse un po' colpevole in questo caso, ma il Chievo non demorde, ce la mette tutta per pareggiare subito con Pellissier. La palla a lato di pochissimo, ancora la squadra della diga in avanti, apertura per Luciano sulla destra, il traversone al centro, il colpo di testa di Pellissier, bravissimo il portiere Narciso del Modena, un miracolo per l'estremo difensore del Modena. E adesso Junco che se ne va sulla fascia sinistra, la palla al centro per Pellissier, il gol, ma l'arbitro annulla inspiegabilmente per una posizione di fuorigioco inesistente. Guardate, Pellissier completamente dietro la difesa avversaria, gol quindi annullato. Il Chievo però cerca in tutti i modi di pareggiare, ancora costa la destra di Luciano, questa volta la rete è buona, la realizza l'attaccante valdostano Sergio Pellissier, cross delizioso di Luciano, il colpo di testa di Pellissier che vi riproponiamo nuovamente. 1-1 in questo momento il risultato. Il Chievo che cerca in tutti i modi di vincere. Adesso la palla fuori al limite dell'area, dentro il tiro e il gol di Bentivoglio, il centrocampista della squadra allenata da Iachini. Perfetto il passaggio di Rigoni, bravissimo a cambiare passo Bentivoglio. E adesso c'è qualche cambio anche per il Modena, siamo nel secondo tempo, il calcio di punizione battuto da Bentivoglio da destra, il tiro da fuori di Italiano ribattuto e poi l'azione che si spegne. Ancora il Chievo in fase d'attacco, il tentativo di tiro e poi la staffilata da fuori nuovamente a lato di Molto. Il Modena a questo punto cerca di pareggiare per lo meno con questo colpo di testa di Okaka che termina alto sopra la traversa. Coffi, colpo di testa, la parata agile di Squizzi. Il Modena cerca il 2-2 ma perde palla con Bastrini a centrocampo. Pellissier la riconquista, apre per Robina sulla sinistra che fa fuori un difensore, il tiro e la palla di un soffio fuori. Poi ancora una palla conquistata a centrocampo, la staffilata di Pellissier debole anche a lato, tra l'altro c'è il Modena che si riversa in avanti, un'azione, una mischia in area, Squizzi fa sua la palla, rimessa laterale ma l'arbitro Bergonzi fischia alla fine, termina 2-1 per il Chievo.